Ciao a tutti, il mio nome è Rosita e vi do il benvenuto all'angolo del crimine. Questa è una storia misteriosa. Come misteriosi sono i luoghi in cui è ambientata? Le Dolomiti, i luoghi del mistero di Alleghe, con i suoi boschi fitti di alberi, il suo silenzio, i suoi laghi, la sua quiete. Una quiete spezzata dal grido inascoltato di una donna, quello di Maria Luisa De Cia, e di uno sparo che il silenzio del bosco ha disperso nell'aria senza che nessuno se ne accorgesse. O quasi. La nostra storia ha il sapore agrodolce degli inizi degli anni 90, anzi, più precisamente, siamo tornati nell'estate del 1990. È agosto, in tutta Italia c'è ancora l'eco dei recenti mondiali ospitati dal nostro paese. Notti magiche riecheggia ancora nelle radio e la calura estiva non sembra voler mollare la presa. Ma è anche l'estate del giallo di Via Poma, avvenuto il 9 agosto del 1990. Il viso di Simonetta Cesaroni non smette di apparire sulle TV di tutti gli italiani e sui giornali c'è il totomostro. Chi ha ucciso Simonetta è il nuovo refrain martellante. Ma è pur sempre estate, è pur sempre agosto e gli italiani vanno in vacanza. Ma non tutti scelgono di rinfrescarsi al mare, altri preferiscono villeggiare alle pendici delle più belle tra le vette, le Dolomiti. I Monti Pallidi, come vengono anche chiamate, le montagne che dal Veneto al Friuli Venezia Giulia avvolgono il nord-est del nostro paese. Anche la famiglia De Cia, come tante altre, da sempre snobba le località balneari per rifugiarsi in montagna, più precisamente a Sorriva di Sovramonte, nel Bellunese, dove in realtà vivevano in pianta stabile da moltissimo tempo. I De Cia ancora non lo sanno, ma quello sarà un agosto duro, il più duro della loro vita. È il 16 agosto del 1990, è mattino e tutto inizia con un bigliettino scritto in corsivo. La scrittura è tipica di chi ha fretta e vuole solo avvisare di qualcosa. Sono andata verso San Martino, recita la missiva. A scrivere quel messaggio è Maria Luisa De Cia, una ragazza di 28 anni, da qualche giorno a Sorriva di Sovramonte per le vacanze estive. E quel foglietto bianco scritto in fretta lo lascia in bella vista in cucina affinché i suoi, al loro rientro, lo leggano e non si preoccupino troppo. San Martino sta per San Martino di Castrozza, che si trova in Val di Roda, in provincia di Trento. Per raggiungerlo bisogna percorrere il sentiero 724, che nella sua parte finale si dirama verso il sentiero 713 che porta al rifugio del Velo della Madonna. Uno dei passi più battuti degli amanti delle escursioni, proprio come Maria Luisa, che quelle montagne le conosceva a menadito perché c'era cresciuta. Maria Luisa prende la sua panda rossa e si avvia per la sua scarpinata montanara. Ma la strada per arrivare a San Martino è parecchio dissestata e questo fa un po' arrabbiare il padre di Maria Luisa. Glielo aveva detto: se vuoi andare a San Martino, ti ci accompagno io. E invece Maria Luisa a San Martino ci va da sola. Ma si tranquillizza immediatamente. Dopotutto, non è più una bambina, è una donna fatta e finita. Peccato che all'imbrunire Maria Luisa non sia ancora tornata a casa e non torna neanche quando ormai fuori si è fatto buio pesto. Cosa le sarà mai successo? Il padre e la madre, come impazziti dalla preoccupazione, passano una nottata infernale, su e giù per tutta la casa, attenti al minimo rumore. E una volta che si fa giorno, il padre di Maria Luisa prende la macchina e va subito a cercarla. Immagina che sia successo qualcosa alla sua auto, un guasto, una ruota bucata. Lo scenario peggiore che paventa è che sia caduta dentro un dirupo mentre percorreva il sentiero. È agosto e di giorno non fa così freddo, ma di notte le temperature scendono parecchio. Lo immagino mentre lungo il tragitto si ripete ossessivamente che la figlia stava bene. Magari ferita, infreddolita, ma sua figlia stava bene. E poi eccola, la panda rossa, parcheggiata in un luogo un po' distante dal sentiero che avrebbe dovuto percorrere. Perfettamente chiusa a chiave e senza l'ombra di un graffio. Ecco, pensa l'uomo, deve essersi ferita lungo il percorso. In preda all'ansia si rimette in macchina e torna indietro. Sa che non può cercarla da solo, così torna in paese e lancia l'allarme. La sua Maria Luisa aveva bisogno di aiuto e la brava gente di Sovramonte si mobilita in massa. A dare manforte alla spedizione persone da tutti i paesini limitrofi, tutti si passano la voce che si cercava una persona probabilmente ferita. Ci sono tutti, i vigili del fuoco, i carabinieri, la guardia di finanza, i forestali, semplici cittadini. È lì, nel primo pomeriggio, lungo il sentiero 713 che porta al rifugio del Velo della Madonna, le ricerche si arrestano. Qualcuno ha trovato Maria Luisa. No,
Non è ferita, non ha preso una storta, non è in ipotermia. Maria Luisa è morta, qualcuno l'ha uccisa brutalmente. Il luogo che l'accoglie si trova a 1300 metri di altezza, in località Camoi, nel cuore del Bosco del Primiero. La trovano lì, dietro un grande masso, nel perimetro stretto di una piccola radura circondata da una ricca vegetazione. Ai piedi di un grande albero, appoggiati con cura, ci sono il suo zaino e i suoi occhiali da vista. Un po' più in là, ben allineati, ci sono gli scarponi. E poi c'è lei, distesa supina, nuda dalla cintola in giù, con le gambe divaricate. Qualcuno le aveva tolto gli slip e li aveva appoggiati sugli scarponi, così come i pantaloni che indossava. Addosso aveva solo una maglietta e i calzini. Subito la zona viene transennata perché nel frattempo a chi la stava cercando era giunta la voce che l'avessero trovata. Ma non è una scena che merita spettatori e curiosi, tutt'altro. Tutto attorno al capo Maria Luisa ha un nastro nero di quelli isolanti. Quel nastro, girato più e più volte, le si posa tra le labbra, come il morso di un cavallo, e le tiene spalancata la bocca. Ma soprattutto ci sono due fori di proiettile sulla tempia. Qualcuno le aveva sparato con un'arma caricata a pallettoni, uccidendola sul colpo. La pistola potrebbe essere un revolver modificato per sparare quel tipo di munizioni. Una modifica effettuata da un non professionista, si dirà. In realtà i colpi sparati sono tre. Il terzo proiettile viene trovato sotto il corpo di Maria Luisa, conficcato nel terreno. In realtà quel proiettile è perfettamente integro. Ciò significa che qualcuno lì ce lo ha messo di proposito, poiché nessun proiettile esploso rimane intatto. Ma di cose strane in quella scena del crimine ce ne sono fin troppe. E sfortuna vuole che proprio il giorno prima, anzi la notte precedente, avesse piovuto moltissimo. Il classico acquazzone estivo, violento e breve. Ma non abbastanza da non cancellare le tracce, come eventuali impronte di scarpe. Rimanevano però delle tracce di sangue, ma che stranamente si trovavano lontano dal corpo. Ciò significa che qualcuno aveva spostato il corpo di Maria Luisa, forse per inscenare un omicidio a sfondo sessuale. Ecco perché non indossava la biancheria ed ecco perché aveva le gambe divaricate. Ma perché spostare il cadavere? Nell'immediatezza gli inquirenti non sanno chiarire se la povera Maria Luisa avesse davvero subito violenza, ma è certo che sia i calzoni che gli slip le siano stati sfilati e non strappati come normalmente avverrebbe. Ma sui giornali e alla TV quel macabro particolare viene dato per certo. Proprio come Simonetta Cesaroni, si dirà. E molti vedono delle analogie con il delitto della povera Simonetta. Entrambe ritrovate senza gli indumenti intimi, entrambe con indossi calzini. In realtà le analogie finiscono qui. Nessun legame fra i due delitti. In seguito si appurerà che Maria Luisa non presentava lacerazioni alle parti intime, ma o quella era davvero una messa in scena, oppure Maria Luisa era in effetti stata vittima di un omicidio a sfondo sessuale, almeno nelle intenzioni. Infine, ai polsi e alle caviglie vi sono degli evidenti segni di legatura. Peccato che di quella corda che le serrava i polsi e le caviglie non vi sia traccia. Chi si era preoccupato di liberarle gli arti e perché? Dall'ispezione cadaverica viene anche fuori che Maria Luisa aveva una clavicola slogata. Qualcuno le aveva tirato con forza un braccio dietro la schiena. E poi per tutto il corpo vi sono segni e contusioni, come se fosse stata seviziata o picchiata. Ma anche questo particolare risulta incerto. In molte fonti che ho consultato si dice che la ragazza non avesse subito sevizie, in altre invece sì. Ad ogni modo, quella che si presenta agli inquirenti è una scena del crimine a dir poco misteriosa e apparentemente senza un senso logico. Le indagini, fin da subito, appaiono complicate. Ma chi ha potuto uccidere Maria Luisa De Cia e perché? Ma soprattutto, chi è Maria Luisa? Maria Luisa De Cia nel 1990 ha 28 anni, è una ragazza vivace e molto carina, con tanti capelli ricci e scuri, un sorriso gentile, gli occhi incorniciati da grandi occhiali da vista. Vive a Cornuda, in provincia di Treviso, e lavora come ragioniera. La sua è all'apparenza una vita semplice, due genitori amorevoli, un fratello e una sorella, la vita di una tranquilla ragazza di provincia, amante della montagna, delle escursioni in solitaria sulle sue Dolomiti. Di lei si sa il giusto, si sa ad esempio che era iscritta alla facoltà di scienze politiche a Padova e che sul posto di lavoro era da tutti apprezzata.
Era estroversa e propensa alle nuove amicizie, ma anche molto indipendente, e per questo si era concessa un anno sabbatico tutta sola in Germania e nel 1989 era andata a vivere per conto suo, per cavarsela da sé, per costruirsi una sua indipendenza. È sul versante amoroso che le cose per Maria Luisa non sembrano funzionare bene. Alle spalle aveva una storia finita male, col suo essere così estroversa spesso la metteva in difficoltà, la faceva apparire come una donna frivola e superficiale. Ma Maria Luisa, in realtà, era molto profonda e credeva moltissimo nell'amore, quello vero, totalizzante, quello da farfalle nello stomaco, per intenderci. E forse, proprio per questo, le delusioni per lei erano più cocenti, facevano più male. Come quella storia finita a gamba all'aria, una storia in cui aveva creduto molto, un ragazzo che lei amava ma che ai suoi non piaceva. Per lui nel 1989 aveva lasciato la casa dei genitori e si era trasferita a vivere con lui in un appartamento condiviso. Un investimento sentimentale però che le torna indietro come un boomerang. Lui la lascia e lei ci rimane malissimo e ci mette mesi per riprendersi. Ma a casa dei suoi non ci torna. Prima va a vivere con la sorella, poi con l'aiuto dei genitori acquista un piccolo appartamento a Cornuda nel Trevigiano. Dopo un po' di tempo inizia a frequentare un ragazzo di nome Mauro, un futuro procuratore legale con cui si trovava molto bene. Una relazione tranquilla, quella con Mauro, ciò che le serviva in quel momento della sua vita. Lui le aveva chiesto di sposarla e lei aveva già organizzato una cena per presentarla ai suoi, il 19 agosto. Ma 3 giorni prima la vita le era stata strappata con ferocia. Chi poteva odiarla al punto da infliggerle tanto male? E chi l'ha uccisa era solo un balordo o conosceva la vittima? Cosa nascondeva in realtà Maria Luisa? Quella fine estate, per il tranquillo paese di montagna e per i centri limitrofi, si tinge di tinte scure. Emerge la paura che per i boschi del Primerio si aggiri un predatore di ragazze, il mostro delle Dolomiti. Scatta la psicosi. Le indagini sulla morte di Maria Luisa De Cia vertono fin da subito a stabilire un nesso logico fra la scena del crimine e le possibili piste. Viene costituito un pool di investigatori che ha come quartier generale la stazione dei carabinieri di Transacqua e che interagisce con altri investigatori dislocati in tutte le località dove la povera Maria Luisa aveva contatti e interazioni: Trento, Treviso, Cornuda, Padova. Per il caso di Maria Luisa, la macchina investigativa si muove con decisione e precisione, al fine di ottenere tutti gli elementi possibili e poter formulare le prime ipotesi. La pista del balordo che passava di lì per caso viene scartata immediatamente, con grande sollievo della comunità, perché le modalità del delitto facevano pensare a un'azione premeditata, fredda e calcolata, più che a un gesto di un folle qualsiasi. E in effetti, quale assassino che uccide in preda a un raptus, poi si premura di creare una messa in scena di quel tipo? Quale orco perderebbe tempo a impacchettare la testa della sua preda? No, è escluso. La verità per gli investigatori si cela fra le pieghe della vita affettiva, fra le frequentazioni e i contatti della giovane ventottenne. Il primo, ovviamente, a essere interrogato è Mauro, il fidanzato di Maria Luisa, che fornisce un alibi solido ed esce subito di scena. E indagando, viene fuori che Maria Luisa nei giorni precedenti al suo assassinio aveva avuto delle vacanze piuttosto frenetiche, con tanti spostamenti, qualcosa che esulava dalla sua natura tranquilla. La ragazza giunge a Sovramonte il 3 agosto. Il progetto era di rimanere per un po' a casa dei suoi per godersi le ferie. Eppure, sono più le volte che Maria Luisa trascorre la notte fuori casa che quelle in cui passa del tempo con i suoi. Ad esempio, torna spesso a Cornuda per stare col fidanzato, poi per via di accertamenti medici passa un paio di giorni in ospedale, poi trascorre un weekend a un rifugio in montagna, poi va a casa del fratello, ma è soprattutto il 15 agosto, il giorno prima dell'omicidio, che succedono cose strane. La ragazza fino alle 5 del pomeriggio rimane in casa, poi esce con la madre per andare al cimitero. Alle 18:30 entrambe sono già rientrate. Maria Luisa però esce di nuovo e fa una capatina nella gelateria del paese. Torna a casa, riesce alle 21 e di nuovo va in gelateria. E una volta tornata, chiama il fidanzato e, come era suo solito quando parlava con Mauro, prende il telefono fisso di casa, fornito di un lungo cavo, e lo trascina in camera sua per avere un po' di intimità. Con Mauro parla per 20 minuti e a lui confida di avere dei problemi. Problemi seri, gli sottolinea. Ma quando Mauro le chiede che tipo di problemi, Maria Luisa diventa reticente. Non posso parlartene, gli dice.
A Mauro comunica anche i programmi per il giorno dopo e gli dice di avere intenzione di fare un'escursione in montagna da sola per raggiungere il velo della Madonna. In quell'informazione Mauro, lì per lì, non percepisce nulla di anomalo, ma è molto preoccupato per quei fantomatici problemi, talmente seri da non potergliene parlare. O almeno questo è quanto lui riferisce agli inquirenti. Ma non sarà l'unica chiamata di quella sera. Qualche minuto prima di andare in gelateria per la seconda volta, Maria Luisa riceve una prima telefonata. La prende in soggiorno. Il padre capisce che non si tratta del fidanzato perché la ragazza non porta il telefono con sé in camera, come suo solito, ma rimane lì, in piedi. È una conversazione molto breve, la ragazza ascolta per lo più, e le poche frasi che dice sono secche, dette in un modo molto formale. E poi dice una frase che all'orecchio del padre, che è in soggiorno e finge di guardare la TV, giunge allarmante. Possiamo anche vederci? Poi esce, va in gelateria, come abbiamo già detto, rientra e parla con Mauro. Quei problemi di cui parla il fidanzato sono da ricollegarsi a quella chiamata? Con chi doveva vedersi Maria Luisa? Non può essere tutto un caso, no? Non può non esserci un collegamento fra quella gita solitaria in montagna, quella telefonata strana e di Maria Luisa. Deve per forza esserci un nesso. Maria Luisa forse aveva preso appuntamento proprio con colui che la ucciderà. Ahimè, nel 1990 era impossibile risalire alle chiamate in entrata poiché non venivano registrate e quindi questa pista cadrà nel vuoto. Il 16 agosto è l'ultimo giorno di vita di Maria Luisa, ma lei ancora non lo sa. Si alza di buon mattino, il programma è quello che aveva confidato a Mauro, fare un'escursione lungo il sentiero 724 e 713 a San Martino per raggiungere il velo della Madonna. Riempie uno zainetto con qualcosa da mangiare e bere, 5 pesche, dei succhi di frutta e un uovo sodo. Poi si prepara, indossa maglia, felpa, pantaloni e scarponi. Scrive quel biglietto frettoloso e alle 9:30 è già fuori casa. La vede anche la vicina, a cui fa un cenno di saluto. Mette in moto la sua panda rossa e da lì in poi nessuno la rivedrà mai più viva. Per mesi il caso di Maria Luisa sembra non procedere bene. Pochi indizi, pochi elementi, tante cose strane. Gli investigatori decidono di tappezzare tutti i paesi delle Dolomiti con una foto di Maria Luisa, indicando anche cosa indossasse con precisione. Occhiali da vista con montatura dorata, abiti sportivi. Indossava tutto verde scuro con una scritta viola sulla casacca. Portava giacca a vento leggera di colore azzurro e fregi chiari. E un maglione marrone, blu e beige. La speranza è che qualcuno riconosca Maria Luisa e si ricordi qualche particolare di quel giorno che era sfuggito. E in effetti qualcosa succede. E succede che una donna si ricorda di aver visto un'auto con un uomo che non sembrava della zona. La gente di montagna, si sa, se qualcosa stona nell'immacolato equilibrio dei paesini tranquilli alle pendici dei Monti Pallidi, beh, state pur certi che se ne accorgerà. E difatti, poco dopo le 9:30, questa donna seduta ai tavolini di un bar si accorge di una macchina bianca ferma sotto un'edicola votiva, poco prima del bivio per San Martino sulla statale 50, a 30 km dal luogo del ritrovamento del cadavere di Maria Luisa. Quella macchina non l'aveva mai vista. Quella macchina, la donna, non l'aveva mai vista e inoltre era passato del tempo e non seppe indicare il tipo di veicolo, ma qualcosa in quell'immagine di un uomo sulla quarantina che continuava a sporgersi dal finestrino la colpì e si fissò nella sua mente. Una macchia scura nel candore immacolato della neve. Così le era sembrato quell'auto e l'individuo dentro, tanto da rimanere lì a guardare. Eppure è appena passato Ferragosto. E di gente che va e viene lì ce n'è tanta. Nei pressi c'è anche una pompa di benzina con un punto di ristoro. Tanta gente entra ed esce. Eppure la donna rimane lì a lungo e osserva. E la sua è una testimonianza preziosa perché poco dopo succede qualcosa. E succede che sopraggiunge una panda rossa con a bordo una donna. Che si accosta all'auto ferma. I due parlottano. Poi la panda riparte direzione Bosco del Primerio. A quel punto l'uomo mette in moto e la segue. Quella non poteva che essere la panda di Maria Luisa. A notare di nuovo le due macchine, una dietro l'altra, nei pressi dell'ingresso al Bosco Primerio, sarà questa volta un tassista. E le nota principalmente perché procedevano lentamente e quasi attaccate l'una all'altra. Il tassista tenta anche di superarli, ma la strada è stretta e dopo due tentativi si arrende. Questo gli permette però di notare che le due auto a un certo punto imboccano la via che porta al parcheggio.
L'uomo prova anche a vedere chi ci fosse alla guida delle due auto e nella panda gli era sembrato di scorgere una donna. La signora che per prima noterà l'uomo a bordo dell'auto ne fa una descrizione non molto accurata, a dire il vero, perché erano passati dei mesi. Dirà di aver visto un uomo dai 35 anni in su, viso allungato e spigoloso, capelli medio lunghi. Viene anche fatto e diffuso un identikit, ma con scarsissimi risultati. E di nuovo le indagini si arenano. Gli inquirenti, non potendo fare affidamento su nient'altro che i rilievi e gli elementi raccolti, cercano di reperire più testimonianze possibili. Si va anche in Germania per parlare con persone che avevano conosciuto Maria Luisa durante la sua permanenza in Germania, ma soprattutto si parte dalle anomalie. Ad esempio, perché se l'obiettivo di Maria Luisa era quello di raggiungere il rifugio del Velo della Madonna, la sua auto è stata ritrovata in uno spiazzo a 3 ore di cammino dal rifugio. È strano. Normalmente chi affronta quel percorso lascia l'auto proprio all'inizio del sentiero o tutt'al più nel parcheggio vicino. È improbabile che Maria Luisa abbia percorso tutta quella strada a piedi. È molto più plausibile che da lì, da dove aveva lasciato la sua auto, fosse salita su un'altra vettura e avesse raggiunto l'inizio del sentiero. Ma davvero la montagna ha inghiottito il rumore di quello sparo? No, non proprio. Quel giorno, almeno al mattino, la temperatura è ottimale e i turisti affollano a centinaia i numerosi passi delle Dolomiti. Non è solitaria e silenziosa la montagna quel giorno. Possibile che nessuno abbia sentito nulla. È davvero strano, anche perché il posto dove è stata uccisa la povera Maria Luisa è sì isolato, ma non così tanto. Dista soli 30 metri dal sentiero. Un sentiero, lo ricordiamo, molto affollato quel giorno. E in effetti qualcuno ha sentito. 3 ragazzi di ritorno da un'escursione sostengono di aver percepito il rumore di uno sparo intorno alle 15:20. Ma era uno sparo simile a uno scacciacani, oppure, pensano, un cacciatore solitario. Non sono poi così esperti. Poi però vedono 3 persone andare di gran carriera, infilarsi dentro una 126 Amaranto e sgommare via. Una coppia che passeggia nei dintorni del rifugio invece sostiene di aver sentito delle urla, anzi 2 urla. Un urlo angosciante e prolungato, l'altro più breve, ma nessun rumore di spari. Su 1500 persone in giro per le montagne quel giorno, solo 5 sentono effettivamente qualcosa. Beh, una spiegazione c'è. Sulle montagne quel giorno ci sono tutt'al più turisti e per molti quello è l'ultimo giorno di vacanza prima di tornare a casa. Eccoli i potenziali testimoni, tranquilli nei loro paesi d'origine, ignari che lì, su quelle montagne benedette da Dio, sia accaduto un fatto così orribile. E ovviamente rintracciarli tutti è impossibile. Le indagini a quel punto si impantanano completamente. Dall'analisi balistica sui pallettoni trovati, emerge che probabilmente l'arma che aveva sparato era stata manomessa o modificata in maniera artigianale. Una pistola che normalmente spara pallini piuttosto piccoli, una classica scacciacani, con una piccola modifica si trasforma in un revolver che spara pallettoni. Si ipotizza anche che quel proiettile trovato sotto il corpo di Maria Luisa fosse sfuggito dalle tasche dell'assassino. Ma a parte qualche persona di interesse come un cacciatore della zona noto per modificarsi le armi in casa, nessuna pista concreta. Le indagini riprendono vita quando dal passato di Maria Luisa riemerge una persona, un certo Antonio, emigrato in Germania ma di origini siciliane, con cui pare Maria Luisa avesse avuto una relazione. A dirlo è un anonimo testimone. Antonio conferma di aver conosciuto Maria Luisa a Zurigo, ma non che i due fossero stati insieme. E soprattutto egli non la vedeva dal 1984. E poi Antonio ha un alibi. Il 16 agosto era in Germania sul posto di lavoro. Esce anche lui di scena. Poi è la volta di un uomo che somiglia moltissimo al famoso identikit. Uomo dedito all'alcol e molesto. Ma anche lui non c'entra nulla. Una fitta nebbia cala su questo caso. Fino a che nel 1993 il PM Giovanni Kessler, titolare dell'inchiesta, non avendo elementi utili in mano, è costretto a chiedere l'archiviazione del caso. Rimane certo un fatto per la procura: Maria Luisa conosceva il suo assassino e con lui aveva un appuntamento. Forse una relazione clandestina che la ragazza voleva chiudere perché Mauro voleva sposarla. Qualcuno che, preventivando il fatto che la DCIA volesse interrompere la relazione, aveva trascinato Maria Luisa in una trappola mortale. Ipotesi, nient'altro che ipotesi.
I giornali speculeranno molto sul fatto che Maria Luisa conoscesse Wanda Fior di Careano, impiegata 32enne, anche lei vittima di un omicidio brutale rimasto irrisolto, avvenuto il 2 gennaio del 1991, trovata morta nel suo garage con un foro di proiettile alla tempia. Ma non saranno le uniche morti misteriose avvenute nel Trevigiano e in quegli stessi anni. Sempre nel 1991, il 24 gennaio, Regina Peruzza, una tabaccaia di 47 anni, verrà uccisa a Mareno. Anche lei due colpi di arma da fuoco alla testa. E indovinate? Caso irrisolto. Pochi giorni dopo, il 29 gennaio, a trovare la morte Sandra Casagrande, titolare di una pasticceria di Roncade. 20 coltellate al torace, tanti sospetti, nessun colpevole. Morti misteriose a cui nessuno ha saputo trovare un perché, un colpevole. Omicidi irrisolti che pesano come macigni. Sul caso di Maria Luisa De Cia, tanti interrogativi, poche certezze. Ad esempio, è certo che la donna non fosse stata trascinata su quella radura, ma che avesse in effetti un appuntamento e, almeno inizialmente, fosse padrona della situazione e non percepisse il pericolo. Appoggiare gli occhiali perfettamente ripiegati sulla base dell'albero è stata quasi certamente la vittima. Poi qualcosa è accaduto, una lite. Un'aggressione, non si sa. Altro elemento è il nastro adesivo attorno alla bocca, anzi tra le labbra della vittima, al punto da lasciarle la bocca spalancata. Questo nastro è stato messo prima o dopo la morte? La precisione con cui l'assassino ha messo il nastro suggerisce che Maria Luisa fosse inerme, quindi già morta, altrimenti non si spiega come un solo uomo abbia potuto tenere immobile la donna e nello stesso tempo riuscire a far girare del nastro adesivo sulla sua bocca. Oppure è più probabile che ad aggredirla fossero in due. Uno la teneva, l'altro la imbavagliava. Persone non particolarmente esperte, visto il luogo e le modalità di aggressione. E ricordate quei tre che scappavano dai boschi e si infilavano dentro una 126 Amaranto? Perché nessuno è indagato in questo senso? A questa conclusione arriva il commissario Silvio Bozzi, consulente tecnico scientifico per la trasmissione Blu Notte. Le indagini ufficiali, invece, non faranno mai riferimento ad altre persone. A 21 anni dal delitto, nel 2010, la prima vera svolta al caso. Ed è una svolta clamorosa. L'assassino di Maria Luisa De Cia potrebbe avere un volto e un nome. Per arrivare a lui ci si avvale delle più moderne tecniche di indagine, come il rilevamento di eventuali tracce di DNA. Peccato che i reperti sopravvissuti in tutti quegli anni fossero estremamente compromessi e deteriorati, ma non solo, parte dei vestiti repertati andarono inspiegabilmente distrutti. Vi lascio un minuto per elaborare la rabbia che provoca un dettaglio simile. Quindi, con i pochissimi elementi a disposizione, la Procura di Trento riapre il caso e punta i riflettori su un imprenditore sessantenne di Montebelluna, all'epoca dei fatti quarantenne e che pare conoscesse la vittima. Anche perché entrambi lavoravano a cornuda, ma non solo. L'uomo era un noto playboy, uno che adorava le donne e che andava per boschi e che conosceva molto bene quelle zone. Anzi, proprio nei pressi della radura vi era la sua baita di montagna e soprattutto era un grande esperto di armi. In special modo era un portento nella manipolazione artigianale. Un uomo in grado di trasformare una scacciacani in un revolver a pallettoni, per intenderci. Quando gli perquisiscono casa, i carabinieri troveranno solo qualche arma artigianale e un pentolino usato per forgiare le ogive e costruire le cartucce. Questo è tutto. Ed è davvero, davvero poco per poterlo portare a giudizio. L'uomo viene cancellato dal registro degli indagati e il caso viene archiviato dopo un anno da quelle nuove e fallimentari indagini. Da allora niente più è emerso. Il mistero del delitto della radura sul sentiero 713 rimane intatto dopo più di 30 anni. Maria Luisa, Simonetta, Regina, Wanda, Sandra e tante altre sono l'esercito silenzioso delle donne uccise senza un colpevole. Donne massacrate con brutalità che non avranno mai giustizia in questo mondo. E questo sì è imperdonabile. E si conclude così il mio video.
Io non so se conoscevate questo caso, io onestamente no, però mi sono imbattuta in una puntata di Blu Notte e ho capito di che cosa si trattasse e mi è piaciuto molto come caso, l'ho trovato molto interessante, molto misterioso, però mi fa tanta rabbia che ci siano così tanti casi irrisolti in Italia, tanta, tanta rabbia, soprattutto il caso di Simonetta Cesaroni è davvero una ferita aperta. Ditemi se conoscevate il caso e che cosa ne pensate. Secondo voi chi è il colpevole? Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like di supporto, iscrivetevi per non perdervi nessuno dei miei prossimi video, iscrivetevi alla pagina Instagram se volete e a presto con una nuova storia crime. Ciao!